Siamo collegati con il nuovo presidente dell'Arezzo, Marco Matteoni. Dobbiamo subito dire, insomma, che c'è un certo entusiasmo, no, anche per le sue prime dichiarazioni, per un po' anche quella che è la sua storia imprenditoriale. Quindi già è un buon inizio. Beh, buonasera a tutti, prima di ogni cosa un saluto ai tifosi e un saluto a tutta la città di Arezzo. Io credo in questo progetto perché se no non ci sarei entrato. Oggi non si investono soldi a buttar via, si investono soldi perché possa averci un rientro per me e per la squadra. Com'è nata questa ipotesi che poi è diventata realtà, ecco, di appunto diventare il presidente dell'Arezzo? Ma guardi, parlandone con Franco Zavaglia è stato abbastanza naturale poi parlarne ed arrivare a una conclusione. Lui è un gran personaggio del calcio, io sono uno che muove i primi passi e quindi mi sono totalmente affidato a lui. Ecco, l'Arezzo è stato annunciato, no, che è stato acquisito da questo consorzio Neos. Che rapporto c'è tra il consorzio e lei? C'è un rapporto fiduciario, c'è un rapporto di amicizia e fiduciario, infatti il consorzio ha scelto me, ma io ho scelto il consorzio, quindi abbiamo fatto un matrimonio di comune accordo. Conosceva già Mauro Ferretti, già prima, diciamo, di questa operazione? Ne avevo sentito sempre parlare, anche molto bene, ma non lo conosco direttamente. Come vede il calcio, la Serie C purtroppo, no, è una categoria dove si fa fatica, no, anche a livello, diciamo, proprio imprenditoriale ed economico. Arezzo però è una piazza che avrebbe molte potenzialità. Ma guardi, il calcio italiano è tutta una serie C, perché non qualificarsi per i mondiali è stata veramente una grossa fregatura. Io credo molto nella realtà di Arezzo perché da qui può nascere un vivaio che possa dare al calcio italiano giocatori veri e non delle bufale che continuano a girare per i campi di Serie A. Quindi ai tifosi cosa si sente di dire sui progetti futuri? Guardi, una cosa molto semplice, ma credo che sia molto importante. Io darò ai tifosi un riferimento nei miei uffici con un numero telefonico e con un'email. Quindi io avrò sempre un collegamento diretto con i tifosi. Loro potranno chiamare questo numero e potranno scrivere a queste email. Quindi io voglio avere un rapporto di rispetto ed essere rispettato dai tifosi, proprio perché sono il motore di una squadra di calcio. Ecco, come sa, l'1%, no, appartiene a un comitato di Esatto. tifosi, lo vorrà mantenere? Assolutamente sì, e guardandoci negli occhi con i rappresentanti dei tifosi, perché non aumentarlo? Ecco, ad Arezzo c'è uno stadio che insomma è un po', per carità, sempre bello per la categoria, ma è anche un po' fatiscente. A livello così ideale, potrebbe anche interessarle in futuro magari tentare di rifarlo? Io faccio il costruttore, la mia famiglia che è nata a Pistoia e costruisce a Roma dal 1923, quindi può essere tranquillamente un mio interesse. La Serie B è un sogno o è un progetto? Guardi, io le dico questo, preferisco arrivare alla quattordicesima giornata di Serie A e avere 0 punti come il Benevento, se non mi sbaglio, Sì. che piuttosto vivacchiare in Serie B. Sogniamo tutti, io sono il primo a sognare. Non vi ha spaventato, diciamo, la situazione un po' che de debitoria che aveva l'Arezzo? Non è stato un ostacolo? Guardi, diceva Rockefeller, non io, che quando per terra scorre il sangue è il momento che si fanno gli affari. Il calcio non è un affare, il calcio è una fede. Però neanche si buttano i soldi, quindi abbiamo fatto le nostre analisi e siamo convinti che si può ripartire. Beh, diciamo che quest'anno ovviamente è per ciò che mi riguarda di transizione e gioco forza che dove arriviamo è la cosa più importante per il futuro. Certo, mi creda, io voglio gente che quando entra in campo dia tutto e se no ci stiamo tutti prendendo in giro. Infine, domenica ci sarà il suo debutto ufficiale? Domenica sì, sono